perso? Mi strega questa donna con un solo colpo d'occhio. Mi è entrata sotto pelle. Penso che sia uguale per tutti. Anche penso tra me e me che sia ovvio che non può essere umana, che o è un essere di un altro pianeta o un personaggio fittizio diventato reale. Forse qualcuna con i superpoteri. Ma non posso dirlo ad alta voce. Almeno non ancora. La sala è piena zeppa. Un sacco di persone stanno ascoltandola, adorandola, tutti in preda alle sue parole. Ognuno la sua preda. Qualcuno con un po' di sale e zucca andrebbe via da subito. Io no. Questo è il mio compito. Lei è come un reperto, scoperto dopo mesi di indagini in molti luoghi sul mappamondo, e non in un modo per nulla casuale. Ho seguito passo passo tutti gli indizi nella palude delle informazioni. Nessun altro si è preso la briga di farlo. Però, di volta in volta, ho sentito qualcuno dire: «Sta ficcando il naso dove non dovrebbe». Questo non mi importa. Non conoscono la verità. Loro sono sprovveduti, mentre io sono allenato. Ci sono stati alti e bassi, momenti in cui pensavo di averla catturata e altri in cui pensavo che lei fosse invisibile e volevo gettare la spugna, tornare a casa con un pugno di mosche. In realtà non c'era altro da fare se non alzare il tiro di nuovo. Sono tornato sui miei passi molti tempi. Ho cercato in lungo e in largo, senza nemmeno una pacca sulla spalla. E poi, di punto in bianco, ho trovato qualcosa nascosto nelle pieghe del tempo. A occhio nudo non sembrava niente, grande quanto una macchia d'inchiostro. Ma dopo averla osservata sotto un microscopio, si è portato tutto alla luce. Una goccia di sangue su un oggetto strano che apparteneva alle usanze di un tribù in una foresta remota. Un tribù che non vuole far parte di questo mondo, perché in verità non lo è. Ho viaggiato lì e le, diciamo, persone mi hanno spiegato tutto. Sì, lei è una di loro. Lei è una ribelle. Lei è fuggita dai confini della foresta. Voleva essere di nuovo umana. Sì, queste persone sono i morti viventi. Si muovono come se fossero indolezziti. Sono scalze. Hanno un'espressione quasi stregata, senza nemmeno un battito di ciglia. Preferiscono i luoghi ombrosi. E la maggioranza di loro vuole solo esistere, dove nessuno può vederli, nella calura di una foresta tropicale. Perché non hanno la sangue scorrendo dentro, solo una sostanza densa nelle loro vene, come un impasto. L'unico modo per diventare umano è occupare un nuovo corpo, uno nuovo ogni 3 o 4 mesi, usando la stessa magia che ha creato questi
non sono persone. Sono davvero i zombie. Per lo più, i bravi zombie. Non vogliono mangiare gli umani. Non vogliono provocare il caos. Ma lei... Lei fantasticava di essere di nuovo viva, persona dopo persona, persa a causa del suo desiderio di essere viva. Non deve accadere una altra volta. Chissà quante vittime ci sono già. Ma ora ho il metodo di smettere questo abominio spietato. E adesso eccomi qui, il guastafeste nella sala conferenze con tutti questi, non voglio dire idioti, perché non sanno ciò che lei sta cercando con la sua magia fatta di parole. Sono followers, come le persone che si iscrivono a un canale di YouTube o a qualsiasi altro social media. Alcuni vogliono essere al suo fianco, altri vogliono davvero essere lei. Ricevo il segnale. È giunto il momento di affiorare dalla massa come un osso nascosto tra le rocce di un sito archeologico. Grido: «Salve, Cesare!» Lei è stata al secolo Cesare. Uomo, donna, uomo, donna. Era, suppongo, il metodo più facile. Basta selezionare la persona più bella per attirare la prossima vittima. Le altre cose non le importano, perché solo bisogna un nuovo corpo. Lei si ferma immediatamente. Non dice nemmeno una parola. Fissa lo sguardo su di me. Nello stanzone non vola una mosca. Salgo sul palco per prendere la parola. Lei si adombra. Ho imparato le frasi a menadito perché so cosa ho a che fare con questa creatura. Gli altri mi hanno dato un cupo monito. Non lasciare che lei carpisca la tua essenza. Però i suoi occhi sono così. Le parole dell'incantesimo iniziano a sfumare dalla mia mente. Non è un buon presentimento. Voglio mettermi in moto, ma non posso. E capisco l'amara verità. Il sudore comincia a gocciolare sulla schiena. Lei afferra la mia mano e mi trascina fuori dal palco. La folla applaude sonoramente. Che cosa stanno pensando? Senza dubbio si sbagliano. Quindi, io sono perso per sempre, o vivo e vegeto? Regola numero uno. Avere sempre una salvaguardia. Il capo del tribù è in piedi davanti a noi, già ripetendo le frasi che io non ho potuto dire. Indossa un mantello con cappuccio, un po' come un mago. Forse lo è. Cosa succede quando si fa questo? Se non c'è il corpo originario proprio lì, dopo aver lasciato il corpo rubato, non esiste né una persona né un zombie. Lei non ha più la capacità di fare del male. Forse è nell'aria e sta gridando parolacce a tutti, specialmente
a noi due. Questa idea mi fa sorridere. Ed io? Dopo un respiro profondo, un ringrazio di cuore. E le vacanze a casa? Allora, un cacciatore è sempre un cacciatore. Ho un'altra missione in mente. E questa non sarà davvero facile.